E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter. L'avete voluto in tantissimi, siamo qui tornati su 60 secondi. Con me c'è Violetta. Ciao. E oggi faremo giocare lei a 60 secondi. Quindi, te che non conosci 60 secondi come funziona, tu adesso sei Ted, padre di famiglia, che deve acchiappare roba da mangiare, figli, acqua e tutto quello che puoi prendere per sopravvivere a un'esplosione nucleare. E hai 60 secondi per farlo. E ragazzi, oddio, anche per questo episodio speciale raggiungiamo i 50.000 mi piace. Quindi dai coi pollicioni e soprattutto continuate a suggerirmi le cose da fare e continuate a suggerirle a Violetta, cosa prendere, cosa non prendere. Ma adesso prego, new game. Ma i tasti? Oh, hai 60 secondi, eh. Oddio. Vai, prendi il medikit. Vai, vai. Ok, hai un altro spazio, puoi prendere un'altra cosa, prendi la zuppa. La devi portare, dove, nel bunker. Dove? Nel bunker. Dov'è il bunker? La vedo brutta questa partita. Bunker, eccolo, bunker, sta là il bunker. Ma girati. Prendi le altre cose, cerca di prendere la moglie. Moglie, dove sei? Il bagno non c'è, non si sta facendo una doccia. Non si sta lavando. Nel bidet. Non è il gioco per Violetta. Che bello. Vai nel bunker subito prima che scoppia no, tutto. Volevo andare. Vai nel bunker, se no perdi. Clicca moglie sul bunker, clicca. Ok, non è andata bene, dai. No. Però hai dell'acqua. Giorno 1. Hai 2 di acqua e una. Noi non abbiamo molto cibo. Non c'è abbastanza acqua per tutti. Tocca prendere cose nuove. No, io non gli darei niente da mangiare. Tanto è il primo giorno questo. Ma sì, oggi siamo a digiuno. A dieta. È impazzito. In un giorno è stato da solo. È impazzito completamente. Sta parlando con il suo calzino. Ciao, io sono Ted. E tu? Io sono Ted. Facile sentirsi un po' strani. Quando vivi sotto terra. Non c'è il sole, non c'è il cielo. Un po' pazzo. Allora, vuoi far fare una spedizione a Ted fuori dalla... Certo. Allora clicca sullo zaino. I want cake, yes. Anch'io voglio la torta. Come si fa a avere la torta? È esploso il mondo, non ci stanno più torte. Chi vuoi mandare fuori? È l'unico che ci abbiamo. Attenzione. È morto. Ma scusa, gli ho dato pure il cibo, l'acqua. Come ha fatto a morire? Ma non è possibile che in 2 giorni uno muore. I religiosi hanno causato ogni disastro. Perché? Ah bene, l'hanno sacrificato. Hanno sacrificato il povero Ted. Ma no. Devi ricominciare da capo, forse è meglio che faccio io la parte iniziale. No no, devo farlo io, scusa Ora, è la moglie e il figlio qua davanti. Io li prenderei, tutte e due. Vai, 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 mettiti nel bunker, non hai più spazio. Bunker, bunker, corre. Sei lenta. Corre. Qui che c'è? Le carte, perché hai preso le carte? Cosa servono? Si gioco. Acqua, dov'è l'acqua? Fammi prendere l'acqua. Vai. Oh, via, via, via. Dobbiamo andare subito nel bunker. Infatti ci sto andando. Un po' al contrario, un po' forte. D'altra parte, dietro. No, ho capito, girati. Vai. Violetta è morta già. Vai, dai, è uno schiaffo. Brigati, non c'è tempo. Vai. Oddio, no. Date consigli a Violetta, per favore. Prendi, prendi, prendi. Qualcuno pensi ai figli, ai bambini. All'acqua, nessuno... ma chi se ne frega dei figli. Nessuno pensa ai bambini. Sta bene da solo, chi li vuole. Prendi almeno la moglie. Se ce la fai a prendere la moglie a sinistra. Non te devi sbrigare. Prendi la moglie e vai nel boom. Dai. No, non hai preso niente. Non è che dice vai, ora crepi. Come fai in 60 secondi a prendere tutto? Ma perché te ti muovi lenta? Ma io non so andare veloce. Non hai preso nulla comunque, secondo me. Vediamo quanti giorni sopravvivo. Ora vanta poca acqua. Non è niente. Hai acqua, zuppa e figli. E tu questo mi hai detto di prendere. Mi hai detto tu di prendere queste cose. Non c'è abbastanza acqua per tutti, quindi dovete razionarla. Allora perché mi hai fatto prendere tutta la famiglia per intero? Dai la zuppa. A chi? A tutti? A tutti. Non hanno mangiato molta zuppa. Farà schifo. Nessuna nuova notizia. No. È tutto ok per la moglie che si chiama Dolores. Tanti saluti. Il mondo è diventato una merda. Vuoi preparare qualcuno per esplorare la città magnifica di merda? Se non è una merda, forse non è il caso. E allora no, poi quando sarà li manderai. È successo qualcosa. Ecco, ti pareva. Ci siamo svegliati oggi e tutto era molto schifoso. Come dire, qualcuno o qualcosa ci sta guardando. Oddio, io ho visto delle ombre. Devo uscire, ma te non hai né accetta né fucile, quindi... non è il caso. Quindi vediamo che succede. Aiuto. Ti hanno fregato una zuppa. Ecco, perché quelli non se la sono mangiata. Chi è che è entrato qua, scusa? I ladri. Poi dice che Timmy preferisce bere qualcosa, magari un succo di mela, però sei contenta anche dell'acqua. Beh, contenta di figlio mio. E anche la moglie vorrebbe dell'acqua.
acqua. Bene, acqua per tutti. Vuoi preparare qualcuno alla spedizione e riuscire? Se oggi è meglio, proveremo lui. Si è rotto il ventilatore. Come lo ripari? Con niente, perché non c'è niente. Quindi... non abbiamo niente, non ne vediamo. Ciao. Ci stanno i topi, ecco. Ci mangeremo pure quelli. No, secondo me mangeranno i topi radioattivi. Non è successo nulla. Abbiamo deciso di ignorare tutti i problemi, sti cazzi dei topi. Sono calmi comunque, dice. Chi vuoi mandare fuori? Il padre, l'uomo di casa. È uscito. Oddio, che brutta cosa. Bene. Dov'è? È uscito, dov'è? Ma va da solo, non devo andare con lui. No. Abbiamo lasciato soli mamma e figlio. Timmy sta bene. Meno male, almeno lui. C'è un record per Violetta. 6 giorni! Quasi una settimana. È il compleanno di Timmy. Oh, mi dispiace figlio mio, però non abbiamo la torta. Tanti auguri, faremo a meno del tuo compleanno. Gli puoi dare un bacetto. Un bacetto, chi è? Tanti auguri Timmy. Che cane, non c'è più l'acqua, perché? Perché? Timmy se l'ha presa e l'ha buttata, perché dice niente torta, niente acqua. Ce l'hai ancora l'acqua fortunatamente, no, però non dargliela perché sta finendo. Speriamo che la porti te. E io che faccio? Vai avanti. Niente, che serviva la radio ma tu non l'hai presa, quindi niente. La radio non è indispensabile. No, dimmi, Dolores hanno bisogno di mangiare. Mi state annoiando, cosa fate? Niente. Io avevo preso prima le carte, però poi sono perse. Giorno 9 e ancora non è rientrato Ted. È grave la cosa, mi preoccupa. Timmy ha bisogno dell'acqua e Dolores anche. Bene, ora che l'acqua sta finendo. Deve tornare Ted con l'acqua, il cibo. Non possiamo sentire la radio. No, non l'ho presa. Porta da Ted se vuole. Ancora non è tornato. Ma quando torna sto Ted? Questo è scappato e ha fatto una nuova moglie, nuovi figli. Questo è terribile, non possiamo dormire. Abbiamo dei problemi nel dormire. Lo credo bene. Fa tutto schifo, hanno detto, quindi non è che va bene. Lo immagino, mi dispiace. Attenzione, forse è tornato. Oddio, è tornato malato. Guardati! Sta impazzendo il figlio. Oddio, questo è tornato malato, questa puzza è sporca, non si può lavare. Guarda, che cazzo fa? Che cazzo la chat, Timmy? Ted è tornato. Ha portato qualcosa con sé? Ha visto delle strane creature nella sua spedizione. È andato per strada a cercare cibo. Ha dovuto aprire se stesso. Non voglio sapere in che modo, ma è felice di aver portato qualcosa a noi. E che cosa ha portato? Vediamo. Un'acqua e 2 zuppe. Tutto qua. Grande spedizione. È pure aperto se stesso alle scimmie. Vuol dire che si è sacrificato. Timmy è diventato pazzo e Dolores è stanca. Ted ha fame. Ted sta male. Ted è stanco. Mangia. Vai, vai. Gli altri non mangiano. Ma quello è pazzo, forse se gli diamo un po' d'acqua. Così, perché l'acqua cura la pazzia. Certo, diamo. Noi non lo sapevamo, ma l'acqua cura la pazzia. Vai avanti, vediamo se l'hai curato. Chi vuoi spedire qualcuno fuori? Portiamo Timmy fuori, magari. Visto che gli ha dato dell'acqua, quindi è guarito. Magari si riprende. Preparati, Timmy. È la nostra unica speranza. Certo. Affidata a un pazzo. Perché la moglie non poteva uscire. Sta meglio, Dolores. Dolores si è ripresa. Poteva andarci lei, no, allora. Dolores sta bene, Ted ha fame. Questo l'ha affamato sempre. Dice di accendere la radio, ma noi non abbiamo una radio. Questa radio maledetta. Giorno 14. Questa radio. La vita è difficile. Senza radio la vita è difficile. E Ted ha ancora fame. È sempre fame, guarda caso. Oddio, non c'è più acqua. Oddio, non c'è più acqua, che facciamo? Non è devi dare, finché tagliate non è devi. Ecco, la Dolores ha bisogno dell'acqua. E anche Ted. Ecco, quindi devi decidere a chi dare l'acqua. A Ted. Ted. Muore Ted, è finito il gioco. Allora bisogna far vivere Ted. Speriamo che Timmy porti acqua. Ancora non è tornato, No, guarda che barba, che schifo, malato. Questa sta bene però, non so com'è. Le donne resistono. Per il momento. Perché c'è scritto che la Dolores non camperà ancora senza acqua. Vuoi preparare qualcuno? Io preparerei Dolores per la spedizione prima che muoia. Sì, infatti. C'è qualcuno fuori? Dobbiamo decidere cosa fare. Niente, perché non abbiamo nulla. Non quindi... fare niente. Venite e rubateci la zuppa. Ammazzateci, fate quello che volete. Giorno 17, non siamo ancora morti? No, io manderei Dolores subito. Abbiamo visto delle creature fuori dalla porta. Comunque, prima che il Dolores crepa, mandala. E ciao. Vai a prendere acqua, cibo, radio, soprattutto la radio. Attenzione, è tornato Timmy. No, sei andata Dolores. No, siamo da soli e non faremo niente. Ecco.
Mi spiace, non c'è acqua, non c'è niente. Pazienza, sopravviverai. Io ho paura che questo sia un The End. No! Dimmi! Non è tornato. Timmy è pazzo, è scappato. Timmy se n'è andato, dici io non ci torno più qua. Attenzione. Dai, no, perché ecco. Non torna nessuno? Ted ha bisogno di bere ora. Ora morirà. Io ti ho dato altro cibo perché così bevi lo stesso in qualche modo. Ti prego, mangia e bevi nello stesso tempo. Ah! Ma perché non sono tornati? Tutta colpa di Timmy e della moglie. Tutta colpa vostra. Avete fatto uccidere vostro padre. 23 Ciao. Giorni però, dai. 23 giorni, il mio giorno fortunato. E Timmy e la madre sono andati via, vedi? Giustamente se ne sono andati. Hanno lasciato da solo Ted. Questo gioco rovina le famiglie, io ve l'ho sempre detto, ragazzi. 45.000 mi piace, prossimo episodio insieme a Violetta. E raggiungerò 50 giorni. L'ha detto, Però la prossima volta le cose te le prendo io. O diteci un'altra modalità da fare. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. Facebook e Instagram li trovate in descrizione. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Vi mandiamo un abbraccione, un salutone e ci riciò gente. Ciao. Da colpa di Ted è morto. Punto. Doveva vivere.